Allora, è successa una cosa spiacevole. Purtroppo spiacevole su diversi gameplay, ma in questo particolarmente ci tenevamo a farlo. Stiamo parlando del gioco più interessante dell'altro giorno. Se n'è andato via l'audio. Cioè, non è che se n'è andato via l'audio. Siamo noi che non controlliamo gli ingressi audio. Però diremo che è stata colpa di YouTube. Sì, no, no, è vero, questa volta è colpa nostra. E ci siamo dimenticati di cambiare l'input del, vabbè, quando sei preso, che era the medium, capite, Vabbè, il ragazzi? punto è che non vogliamo perdere le nostre sensazioni, le nostre emozioni. Quindi, piuttosto che rifare un'ora su quel gameplay, cioè, volevo dire, proprio per non perdere proprio le emozioni, abbiamo deciso di rifare a bocca i suoni dell'ambientazione dei personaggi. Doppieremo i personaggi, ricreeremo per quanto Senza dubbio. possibile. Doppiamo i personaggi e poi ricreeremo, diciamo, l'ambientazione, i rumori, tutto a bocca. Perché Quindi, si fa così anche a Hollywood. sì, uguale. Quindi voi da una parte vedrete il noi del passato e dall'altra il noi del presente, che per voi sarà il futuro. Allora, tu fai i rumori d'ambiente. Io faccio rumori di ambiente e personaggi secondari. Io faccio Mary Ann, la protagonista, e i suoni che produce lei, quindi i passi, le botte, Vai, queste dillo tu. cose. Noi abbiamo fatto un po' di tempo fa degli escape room. Cosa sono gli escape room? Dei giochi in cui devi risolvere degli enigmi per arrivare alla fine del gioco e uscire da una stanza. Di solito li fa lui e io sono la vittima prestabilita. Ora, siccome il prossimo sarà estremamente complicato, vi chiedo un aiuto. In collaborazione con un'app per comunicare, per organizzare tornei su diversi giochi online, abbiamo deciso di fare questo gioco insieme a voi. L'app si chiama Game.tv e la nostra idea è questa: entrare nella nostra gilda e aiutare Redez in tempo reale durante gli enigmi ad andare avanti. Quindi in chat sarete tutti insieme a Redez, tutto questo verrà registrato e potrete rivedere il vostro contributo nel nostro video sull'escape room. Quindi sarà una cosa complicatissima da girare. E soprattutto vi dovrò guidare. Sarà un Cioè casino. lui vi dovrà descrivere quello che ha davanti, quindi auguri più che altro a voi. Quindi dovremmo farlo insieme. Cerchiamo di muoverci come un unico organismo. Noi vi lasciamo il link in basso. Ringraziamo ancora GameTV. Il contenuto poi sarà sul primo canale. Quindi ci vediamo in chat. Vi comunicheremo tutto lì sopra. La data e tutto il resto. Ragazzi, se avete visto la live che abbiamo fatto con i ragazzi di All Gen, è Porca tutta una questione di ragazzi, avrete notato una cosa: mi sono rotto i coglioni a giocare a The Medium Non l'hai giocato. senza giocarlo, guardandolo. E quindi io adesso devo riprovare lo stesso orrore, la Però stessa. adesso sei coinvolto. Posso skippa? Fermi tutti, ha ripreso almeno un In voto. basso a destra trovate il coglionometro. Quei piccoli testicoli che vedete in basso a destra sono al minimo. Però, raga, quello che non sapete voi è che anche lo so che non è eccezionale quello che state vedendo, ma rispetto al gioco da cui proveniamo adesso, a me mi pare di giocare The Last of Us Parte 2. Benvenuti ragazzi su questo sul server 2. Iniziamo da qui. Com'è il coglionometro? Com'è il Stappa il coglionometro? È caffè. finito. Ero quasi pronta. Dovevo solo trovare il È suo esattamente fermacravatta come me l'aspettavo. speciale. È esattamente come me l'aspettavo. Porca troia, puttana! È esattamente come me l'aspettavo. Ma perché vuoi far È giocare atroce, raga. Cioè, è la cosa più antiresponsiva dell'universo. a me? Che ci faccio? Che me ne fotte a me? Sappiamo che Memorial dei Santi Angeli Custodi. Abbiamo iniziato già noi, non ti Funerale preoccupare. alle 10. Ecografia. Ah, quindi è incinta. Nostra Signora del Rosario. Abbiamo già iniziato prima l'biopsia. Inviare pacco a Marianna. Visita al neurologo. Funerale, ecografia. Visita al neurochirurgo. 23, funerale alle 9. Funerale alle 1. Ma chi è? Ma è la vita di una persona normale, perché io vado a due funerali all'anno eppure assai. Questo, il mese di ottobre, c'ha sei funerali. Però guarda, Costanza queste di Jack, è inquadrature come mi se non fosse piacciono mai molto. Allora, molto maledizione. belle, alcune cose visivamente sono stupende, posso dire che questa cosa è vera. Andiamo, Jack, dove l'hai messo? Ok, facciamo in un altro modo. Facciamo in un altro modo perché dovevamo trovare la. Devi prendere l'orologio, sta sotto.
Però hai attivato l'intuizione. L'avevi messo. Che poi cos'è quella porcata? Cosa, l'intuizione? No, quell'altra cosa. L'intuizione è quando Jack faceva parte del movimento Solidarietà passo... Fammi leggere. No, non sono io, è l'intuizione. Raga, scusate, però non sai un cazzo, è l'intuizione che mi fa andare così. Non ce la fa, non ce la fa. Cioè, questa cosa qua. Passare da una stanza all'altro e guarda qua. La neve l'ha sempre fatto. Capito, fa trucco. Comunque una pulita per terra la darei a sta casa, fa schifo. Obiettivo raro sbloccato, li metto a mangiare il gatto. È un obiettivo raro. Ma io facevo morire di fame se fosse stato per me. Che ti dovevano mettere? Obiettivo raro, stronzo insensibile. Quindi lei è consapevole dei suoi poteri. Eh sì, certo, per averci tutti quei appuntamenti con i morti là. E poi gli appuntamenti con i morti penso che truppolea. Cioè il padre c'ha le pompe funebri e lei ha imparato. Lei è morta nelle pompe funebri. Cioè lui è morto, no? Sì, però il padre secondo me c'ha l'agenzia di pompe funebri, perché là c'era un agente di funerali e di cappelle, di chiese. Vedi, Jack mi insegnò a cazzo a fare la condizione. Vedi, lui è un genitore adottivo. Tutti gli altri pensavano che lei fosse strana e un po' pericolosa, mentre lui le ha voluto bene per quello che era. Questa stanza è bellissima. È molto bello. Se non fosse un cagamento di cazzo sarebbe meglio. Ma il coglionometro quanto sta? Abbastanza. Se fosse per me sarebbe già rappresentazione, rappresentazione visiva del coglionometro. Possiamo aumentare un po'. Allora raga, quando cambia stanza cambia pure la modalità di Io sono quella troia. Non sto imprecando così a cazzo, lo sto facendo io ti capisco. Perché ogni cosa che tu vai a vedere, cioè ogni stanza che vai in cui cammini ti cambia la prospettiva. Ti bruciano dall'inferno, dall'interno. Ci siamo, ora sei pronto. Ma io lo sono. Niente, lagga pure qua. La coperta ha un frame rate diverso dal gioco, dai. Un domani ci... Ma la gente non sa leggere, c'è scritto chiuso. O vuoi che la porti io una serie? Hanno bussato prima. Se vuoi ti rispondo. Sì, sì, no, rispondo. Vai, no. Ma mi astengo questa volta. Ti ho fatto una domanda. So che sarà difficile intuire la risposta. Vabbè, ma ultimamente tu posso dire che sei un po' insofferente a tutto, eh. Non c'è un gioco. Quel gioco tu abbiamo giocato. Mi stai a far giocare con questo cazzo di gamepad che. Che secondo te con mano la tastiera va meglio. No, fa schifo uguale, sicuramente. Guarda, c'è un. La camera sull'ombra. Lei infatti si è cagata sotto tantissimo. Io questa cosa la voglio rifare. Cioè, voglio far capire il problema ai nostri amici. Dovremmo rifare una scena salendo le scale. Vi faccio vedere cosa succederebbe a una persona se vedesse da fuori, no? Però ti dico, il gioco è molto meglio di quello che mi aspettassi. E i controlli sono molto peggio di quello che mi aspettassi. Oh, finalmente si inizia. Abbiamo messo solo 10 minuti. No, non è tanto 10 minuti. Ho skippato almeno 6 minuti. I comandi sono delle cose più brutte. Ma purtroppo per come è fatto il gioco non c'è nulla di meglio. In realtà ci sono dei giochi che quando c'è il cambio inquadratura tengono in memoria la direzione. Ma lo fa, il problema è il cervello che ti ricollega dall'altra parte, capito? Almeno all'inizio. Se ci fosse qualcosa da dire la racconterei, eh. Vabbè, lei si sta muovendo in un bosco. La pallina. Piglia tutte pallina. Piglia pallina. Beh, c'è la bambina era morta. Questa parte è veramente suggestiva. Guardate questa nebbiolina, che speriamo che YouTube non vi sfondi tutto con la ricompressione. Però guardate questa nebbiolina, come sono disposti in maniera giusta gli alberi. Yeah. Io abbasserei il coglionometro, perché questa parte è molto gradevole, almeno visivamente, e intrattiene in qualche modo. Guardate queste le frasche che ti arrivano quasi in faccia quando cammini. È bellissima questa soluzione, questa inquadratura mi piace veramente tanto. Oh,
Ah. Madonna, si è stretto. Anche le giorni testa. Madonna, si è stretto. È stretto. Stretto. Annaggi i capezzoli. Sta soluzione del pezzo. Ha rotto il cazzo. I capelli. Sei un posto, avevo una storia da... Beh, immagino io fossi lì per ascoltarlo. Non abbiamo visto. Faccio l'eco, capito? Ok, lì la porta è chiusa, ma nel mondo strano la porta è aperta. Morta, come tutto quello che c'è qui. Vabbè, qua ti spiega. È bellissimo il mondo dei morti, sì. Oddio, anche quello è bellissimo, eh. Immagina di essere la tua prima partita, di non sapere di che gioco si tratta. Bam! Di non sapere nulla su questo doppio mondo. Oh, ha funzionato, brava Marianne. Io sono la mia questi prima poteri partita, eh. Però sei troppe cose. Più delle volte erano la vera scocciatura, ma a volte tornavano utili. Ci informiamo sui titoli in uscita, no? È difficile. Però se avessimo visto questa meccanica la prima volta avremmo detto wow, cazzo, carino. Brutte come il culo le animazioni, ma cazzo, carino. Secondo me sì, secondo me il nostro cuore è stato... Leggi quel cartello! Leggi il cartello! Scritto è caduta a massi. Obiettivo loro sbloccato. Il telefono. Porca di quella puttana. Istruzione di merda, guarda. Oh, guarda, c'è un filo staccato. Guarda un po'. Eppure suona! Tu vuoi nuova promozione di telefono? Sì, vuoi di telefono. Vai, intuiscilo, intuiscilo. Devi girare di qua. Sono qui. No, c'è di sicuro qualcosa. Dio, questi achievement. Che brutta trovata gli achievement. Sono una delle cose peggiori dell'industria videoludica di oggi. Servono per farti spippolare di più. Ehi, c'è nessuno là dentro. Direi che ricompensa è farsi rompere il cazzo durante una scena importante dando un pop-up. Non c'è la maniglia. Adesso come faccio? Non posso. Risatina. Non faccio una porta rotta. Splash. L'amore di Dio, dovesse aumenta il coglione. Dovesse arrivare qualche padrone coglione di casa, o i morti che ci hanno. C'è un cacciavite. Come potrei usare? Però potrebbe tornarmi utile. Secondo me te lo chiami in culo. Adesso andiamo a fare piano, a scardinare una porta che non potevamo tirarci un calcio. Ma magari non sarebbe andata giù con un calcio quella porta. No, perché sono piene di vetrate, per l'amore di Dio. Come saranno sicuramente antiatomiche queste vetrate. Lunga. Ma guarda quanto sono resistenti. Invece un cacciavite ha l'effetto della vita. Beh, intanto siamo dentro. Ma tu non ti rendi conto di quanto passa velocemente il tempo giocando a questo gioco? Ma sai che ore sono? 17:55. Ogni minuto guardo quell'orologio sperando che arrivino le 6. Ma quindi mi stai dicendo che tu non vuoi continuarlo insieme a questo gioco? Io ti sto dicendo questo, lo stai dicendo tu. Ti vedo poco coinvolto. Io... cioè... cederò questo onore a te perché so quanto ti piace goderti in silenzio che l'attraversamento di una storia così intima, delicata. Per esempio questa finestra l'hanno rotta, ma vuoi arrompe quelle finestre sotto? Quelle sotto sono rinforzate, quelle sopra certo, i ladri non ci arrivano. Chi ci pensa infatti, mamma mia. È incredibile la frequenza con cui Redez preme B. No, non sto premendo perché sennò mica che cazzo. Ma per me, ma perché per me poteva dialogo, durare guarda, metà. Guarda quanto è bella sta scena di lei che scende giù. Ma Leo, ma... che cosa mi sta raccontando? Che poteva entrare dalla finestra di giù, ma è dovuta via un cazzo di cassonetto che stava dentro un'altra ti parte. Sta raccontando che lei è molto rispettosa dei dintorni e non vuole rompere vetri. Ma cioè, lei ma non il è... cazzo lo rompe, però. Come capito? Puoi vedere, è una ragazza. Allora, questa c'ha le pompe funebri. Ma tu. Non è mica un hooligan. Non vuole leggere niente, ragazzi. Io devo vedere dove cazzo sta la bambina. Ma no, ma se te ti capita di giocare a Soma o a Observer, ma che fa? È Soma. È enorme.
Mannaggia la puttana. Andava a sta palla 7. Questa l'avevamo vista insieme agli old gen. Questa palla rotolante. Praticamente mo arriva la bambina. Ragazzi, io, siccome Redez è molto preso, hanno preso i coglioni, okay, io direi di interrompere qui questo gameplay, primo gameplay di una serie. Ma fagli vedere la bambina almeno, l'unica cosa carina. Comunque a me sto fatto che l'altro mondo, le inquadrature sono diverse, no? Oh, ciao, mi è spaventata. Ciao. Sembra che proprio una ah, impaurito! Forse anche sono tristezza! Non si capisce chi fa. Di movimento. Marianne! Però sai, si gode di più. Tristezza è il tuo nome, mi sembri piuttosto allegra. La doppia scena. Soprattutto credo che sia una grossa paraculata. Potrebbe. I miei amici mi chiamavano un altro nome, fede puttana. Guarda che bello il fatto che dove le manca il braccio ci sono i tuoi amici! Amici dell'erba. C'è questo elemento ricorrente del. Delle foglie. Ora se ne sono andati tutti. Perché i morti sono ricoperti di foglie? Gli è successo lei, qualcosa? In questo mondo c'ha i pratajoli sul braccio. Perché? Ma perché ti stai piano piano. Va bene, allora vivi qui tutta sola. In questo mondo vieni danneggiato. E dannato? Danneggiato. Qui, se non ti porta lei in paradiso, capito? Rimani bloccato qui. Lo immagino, questo posto doveva essere. Se non ti porta lei, piano piano scompari. A turno. Ma scompari male. Invece, se vuoi scompari sì, bene. Tornata, gente che andava. Beh, ragazzi, che dire? Mi sembra di capire che vi porterò questo gioco su Trash. Meno male, madonna. Cioè, volevo dire. Peccato. Ragazzi, alla prossima. Io quest'anno ho uno scopo. Devo trovare un gioco da giocare tutto insieme a Redez senza che lui si scoglioni. Perché si scogliona troppo facilmente. Ma se chi posso... l'ha detto? Neanche Flight Simulator ha voluto provare. Ma quello è bello almeno. Si vuoi fare un volo di 8 ore. Però devi installarlo qua. Ma tu l'hai mai visto il mio volo sul Flight Simulator? No. No, condividilo. No, io lo so, lo so come va a finire. Non voli, però va bene. Un volo di 8 ore. Io ho superato gli 8 secondi a malapena. Però ci possiamo fare una crociera. Se voi volete, le facciamo insieme. Decolliamo e atterriamo. Facciamo un'ora di volo. Facciamo Pescara-Milano. Che sono 40 io avevo fatto Bari-Palese e Milano, mi sa. Però è andata male. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima.